Allora, intanto grazie per essere qui ad ascoltarmi e grazie agli organizzatori di questa manifestazione per averci dato la possibilità. Giusto. Per averci dato la possibilità. Allora, è quello di cui parlerò, probabilmente lo sapete, come ha detto Marcello, è un programma. Il nome del programma è quello che è qui mostrato, però prima di iniziare con la presentazione vera e propria vorrei iniziare come iniziava le lezioni un mio vecchio professore, ovvero con un'opera d'arte. Ammesso che riesca a farlo funzionare, sì, pare di sì. L'opera in particolare è l'opera di Osamu Tezuka, che è almeno in Giappone il fumettista più famoso in assoluto, probabilmente. Nello specifico, l'opera si intitola Buddha e, come potete facilmente immaginare, si tratta della vita dell'illuminato. In particolare queste due vignette spiegano lo stesso concetto, un concetto buddista, uno lo spiega attraverso il testo e uno attraverso le vignette, le immagini, spiegano un concetto buddista che vede tutte le creature dell'universo, animate o inanimate, come collegate indissolubilmente l'una all'altra. Oltre ad essere bella, questa è un'opinione personale, ovviamente dal punto di vista estetico, questa immagine ci tornerà utile anche nel proseguo del discorso, spero. Tornando a bomba, al programma vero e proprio, di che cosa si tratta? Beh, diciamo che dal punto di vista architetturale si tratta di un banale programma client-server, quindi c'è un server che offre delle funzionalità e i client che sono dei comunissimi browser. È tradotto in il proprio database locale, quello di ciascuno dei server, no? Lo mettono in compartecipazione e lo rendono disponibile ai vari client. Ok, qui ci sono le caratteristiche del programma. Ora non mi addentrerò, diciamo, in ciascuna di queste. Chi è, diciamo, del settore probabilmente ne comprenderà eventualmente il valore. L'obiettivo del programma era quello di avere un software che permettesse di accompagnare un prodotto chimico in tutto il suo ciclo di vita, dall'approvvigionamento fino all'uso, ovviamente, la conservazione sicura, fino allo smaltimento come rifiuto speciale. Ora, probabilmente molti di voi si chiederanno: ma un programma così specifico, quale valore può avere per un pubblico generico come quello del Linux Day? Ovviamente non ho risposte valide per questa domanda, però una la voglio dare lo stesso. Se guardate una bottiglia d'acqua minerale, noi italiani forse siamo tra i maggiori consumatori di acque minerali, forse nel mondo, non so, troverete che oltre ovviamente all'etichetta ci sono le analisi, cioè le analisi biologiche, io di questo non parlo perché non è il mio mestiere, ci sono le analisi chimico-fisiche. Adesso io vi chiedo, la domanda è retorica: voi preferireste avere un'analisi dei risultati dell'analisi dell'acqua che poi berrete fatta in un laboratorio dove tutto il laboratorio, appunto, è organizzato in maniera razionale, dove i prodotti sono considerati in maniera sicura, oppure vi sentireste più tranquilli sapendo che in quel laboratorio le etichette sono scolorite, non si sa quando scadono i prodotti, ci possono essere infiltrazioni? Ovviamente la risposta non c'è bisogno che ve la dia. E allora, come diceva Tezuka, anche cose molto lontane tra di loro possono influenzarsi in qualche modo. O come diceva l'illuminato, fate voi. Il programma è questo, insomma, è una pagina internet, si inserisce opzionalmente nome utente o password, perché si può utilizzare o meno un servizio esterno di identificazione. Per sviluppo io normalmente uso un database interno, ma non è consigliato. È sostanzialmente un'interfaccia database, quindi andranno censiti i luoghi dove ci saranno i laboratori e poi all'interno dei laboratori gli armadi o le unità di stoccaggio dove verranno conservati i prodotti e poi i prodotti. E per quanto possibile, come ho detto, il programma si interfaccia ad altri tipi di servizi, in questo caso a titolo di esempio OpenStreetMap, ma non è l'unico. Qualunque cosa, insomma, alla fine ci facciate, dovete arrivare alla fine a confrontarvi con il prodotto chimico, che è l'elemento, è un gestore di magazzino, quindi qualcosa dovete conservare. Cosa si conservano? I prodotti chimici. Ora, i prodotti chimici sono effettivamente dei prodotti commerciali, sono degli oggetti fisici, andando conservati, occuperanno dello spazio, ma i prodotti chimici sono particolari perché a ciascun prodotto va associato una serie di informazioni che sono obblighi di legge e anche, diciamo, di buonsenso. Per esempio, le informazioni relative alla sicurezza. L'utilizzo dei prodotti chimici deve essere sempre effettuato in sicurezza per evitare di esporre i lavoratori o le lavoratrici a più rischi di quanto sia necessario. Un tipo di informazioni che si devono inserire sono le cosiddette frasi H, non importanza cosa siano. E diciamo che una frase H è un codice alfanumerico
perché è uno standard internazionale, credo sia uno standard dell'ONU, io adesso non me lo ricordo preciso, però diciamo che chiunque lavori con un prodotto leggendo quella frase H sa a quali rischi va incontro nell'utilizzarlo e quindi come proteggersi per evitare di subirli. Ora, mi fu suggerito tanto tempo fa, se non fosse stato possibile in qualche modo prendere, diciamo, il lavoro già fatto dagli altri, cioè io devo caricare il prodotto fenolo e ci devo associare le frasi H, è una cosa noiosissima, allora potrei andare a prendere l'associazione che hanno fatto gli altri. E in effetti poi alla fine questo suggerimento fu prezioso per me e lo implementai, e diciamo che questo è il risultato. Sostanzialmente, se si chiede il prodotto fenolo, io devo inserire nel mio database locale il prodotto fenolo e chiedo agli altri computer miei amici se l'hanno in magazzino. Loro mi rispondono sì, abbiamo questo tipo di prodotto che corrisponde a fenolo e abbiamo associato queste frasi H. Allora io posso fare, come dire, l'unione di questi insiemi e prendere le frasi H che secondo me sono più utili per o più adatte al prodotto che sto inserendo in magazzino e mettermelo, diciamo, in casa fondamentalmente. Ok, ma qual è il meccanismo, diciamo, che sta sotto tutto questo? È il meccanismo di federazione di cui parlavo prima. E vogliamo vedere come funziona? Sì, anche questa è una domanda retorica, ovviamente. Dobbiamo partire però da un oggetto matematico, perché di questo si parla, no? L'oggetto matematico di cui parliamo, che è alla base di tutto il meccanismo di federazione, è il grafo. Allora, questa è la definizione, se non ricordo male, formale di grafo. È un grafo G, è una coppia di una coppia V E, in cui V è un insieme di elementi detti nodi e E è un insieme di coppie ordinate o non ordinate in V. Ora, se avete compreso questa definizione, ammesso che abbia spiegata bene, mi dispiace per voi perché vi annoierete un po' di più di tutti gli altri nel proseguo del discorso. Per il resto di noi invece chiediamo aiuto al maestro Tezuka. Allora, in questa immagine, come vedete, abbiamo una serie di personaggi che si tengono mano nella mano l'un con l'altra. Allora, immaginiamo di inserire un pallino per ognuno dei personaggi e un segmento che li unisce, che sarebbero le mani che si tengono insieme. E il risultato è questo. Adesso togliamo l'immagine di sfondo e quello che abbiamo è, diciamo, la rappresentazione più comune e classica di un grafo, e anche nel manifesto di quest'anno. La conosciamo tutti più o meno, no? Ma a cosa serve questo tipo di struttura? Ha tantissime cose, come vedremo. Esempio, a risolvere un labirinto. Probabilmente quello che sto dicendo sono fatti noti per molti di voi, comunque lo ripetiamo lo stesso. Un labirinto può essere rappresentato come un grafo, cioè noi inseriamo un nodo, il pallino, per ogni incrocio o vicolo cieco del nostro labirinto e un segmento che li congiunge a rappresentare i nostri corridoi. Adesso, se esistesse un algoritmo che ci permettesse visitare ciascun nodo del grafo e avessimo la certezza che questo algoritmo si fermasse dopo aver visitato tutti i nodi al massimo una volta, allora è chiaro che avremmo un algoritmo che ci permette di esplorare qualunque grafo e di trovare la soluzione a qualunque grafo. Ovviamente questo algoritmo funziona ed è qui presentato in pseudocodice. Si chiama, l'algoritmo sta per DFS, allora il mio inglese è pessimo, ma sta per Depth First Search. Sostanzialmente si tratta di un algoritmo ricorsivo, infatti qui viene chiamato se stesso, non è ricorsione 1-1, insomma è un po' più camurrusa, però l'algoritmo prevede l'esistenza di un grafo, ovviamente, che è quello che vogliamo esplorare, una variabile globale, che è la lista dei nodi visitati. Questa lista va accrescendosi, contenendo via via i nodi che sono stati visitati dalla procedura. La procedura prende come unico input un nodo del grafo. Dato questo algoritmo, alla fine verranno visitati tutti i nodi del grafo. Come? È molto semplice. In input si dà un nodo qualunque, si controlla per prima cosa se il nodo si trova nella lista di visitati. Se è così, la procedura termina immediatamente. Se non è così, si inserisce il nodo passato come parametro nella lista visitati e si procede ricorsivamente per tutti i primi vicini del nodo considerato. Per primi vicini si intende, per esempio consideriamo questo nodo, tutti i nodi che sono direttamente collegati a un nodo che stiamo prendendo in considerazione. Quindi se stiamo prendendo in considerazione questo, i suoi primi vicini danno questo e questo. Ovviamente il primo vicino di questo è unico ed è questo qui. Ok, lo vogliamo vedere in azione? Sì. Allora, è facile, no? Allora, diciamo che l'ingresso del labirinto sia questo. Allora, il nostro nodo iniziale è questo, giusto? Allora,
Allora lo passiamo alla procedura. Il nodo non è, questo nodo non è visitato, quindi lo marchiamo, lo inseriamo nella lista visitati. Ok, e poi procediamo ai suoi primi vicini. I suoi primi vicini sono, come ho detto, questo e questo qui. Non c'è garanzia dell'ordine in cui saranno visitati in questo algoritmo. Allora diciamo che arbitrariamente, insomma, sceglieremo che viene visitato per primo questo, no? Come si dice, senza perdita di generalità. E allora ricorsivamente viene chiamata la procedura DFS su questo nodo. Questo nodo non è visitato, viene marcato, viene inserito nella lista visitati, e ricorsivamente si procede ai primi vicini di questo nodo. Qual è il primo vicino di questo nodo? Come detto è questo, ma essendo visitato la procedura termina istantaneamente, perché questo nodo è conservato nella lista visitati, e si va avanti così, così via, così via, così via, fino a quando tutto il labirinto non è esplorato. Ma il grafo, oltre ad essere utilizzato per costruire, per visitare o risolvere un algoritmo, può essere utilizzato anche per costruire un algoritmo. Per esempio qui abbiamo un algoritmo che ho utilizzato per un altro progetto. Diciamo, fidatevi che per costruire questo labirinto è necessario implicitamente costruire questo grafo. Ma in realtà, anche se sembra complicato, questo labirinto è molto semplice. Lascio perdere. Tutto questo con cosa ha a che fare con Niccolò? Vabbè, è facilissimo a questo punto, no? Abbiamo detto che varie istanze di Niccolò possono federarsi tra di loro e mettere in compartecipazione il proprio database. È chiaro che se io traduco in un disegno, no? In questo disegno quello che ho appena detto, quello che abbiamo è fondamentalmente un grafo, no? E allora possiamo applicare l'algoritmo di prima. Come? Facilissimo. Immaginiamo che io sia il client e chieda se esiste un prodotto, il fenolo come prima, no? Allora io faccio la query al nodo a cui sono direttamente collegato, il nodo A. Il nodo A ribalterà la query sul database locale e restituirà il risultato. A questo punto il nodo A chiede al nodo C la stessa cosa, quindi lo chiede al suo primo vicino. Fin qui non c'è nessuna differenza col DFS che abbiamo visto prima. Tuttavia non è esattamente la stessa cosa, perché come abbiamo detto il DFS ha necessità di mantenere una lista dei nodi visitati. Ora, a chi attribuireste voi la lista dei visitati in questo sistema? Lo potremmo attribuire, perché no, al client. Ma questa non sarebbe una scelta molto saggia, perché il client è il meno affidabile del sistema e probabilmente tra tutti questi è quello che ha la minor capacità, che so, di carico in termini di rete, quindi creeremmo un collo di bottiglia. Non mi sembra la scelta più saggia, oltre che magari si spegne, chi può dirlo. Allora potremmo scegliere arbitrariamente uno di questi nodi, uno qualunque, e dire: tu sei responsabile di tutte le liste visitati, di tutte le query di questo sistema. Allora, questo, oltre a creare comunque un collo di bottiglia, perché diciamo quel sistema sarebbe sovraccaricato rispetto agli altri nodi, creerebbe anche un problema. Se, immaginiamo di assegnare questo ruolo al nodo C. Se crolla il nodo C, tutto il sistema crolla. Allora non va bene, no? Noi non vogliamo centralizzare l'informazione, al contrario, la vogliamo distribuire. Diremo quindi che il nodo, non esiste più la lista dei visitati, ma qualunque nodo è responsabile del suo stato, visitato o non visitato, per ciascuna query. Allora, se A deve chiedere a C e ha il prodotto vattela pesca, per prima cosa gli deve chiedere se è stato visitato, e C risponderà affermativamente o meno. In questo caso non è stato visitato, lo dice, non sono stato visitato, e immediatamente si setta nello stato visitato. Allora poi A prosegue, ovviamente si ritorna i risultati, A prosegue ribaltando la query su B, per prima cosa gli chiede se è stato visitato, no, ok, allora dammi i risultati, ok, poi C lo chiederà a D, ed ecco che stiamo spazzando tutto il grafo, stiamo ottenendo informazioni anche da quei nodi a cui non siamo direttamente collegati. Ovviamente a un certo punto B chiederà a C, ma C per prima cosa gli chiede se è stato visitato, sì, allora no, la query si interrompe e tutto il processo alla fine si ferma e noi abbiamo tutti i risultati. Possiamo fermarci qua? No, purtroppo, perché immaginiamo che il client faccia la stessa query di prima al nodo A. Il nodo A stavolta, per motivi suoi, ribalti la query sul nodo B, ma è la stessa cosa se l'ho ribaltata sul nodo C, non cambiava niente. Però a un certo punto va giù, boom, va giù, niente, l'abbiamo perso. Ma non va giù per sempre, va giù e ritorna diciamo in forma esattamente nello stesso momento in cui il nodo B ribalta la query sul nodo C. Allora, cosa può succedere in questi casi? C dovrebbe rispondere alla domanda: sei stato visitato? C può rispondere a entrambi contemporaneamente: sì, sono stato visitato.
ma allora questo significherebbe andare a bloccare tutto il resto dell'algoritmo, perché non potremmo mai accedere a D, visto che viene bloccato. Potrebbe rispondere entrambi: no, non sono stato visitato. Allora in questo caso avremmo un raddoppiamento delle informazioni, e quindi una cosa non efficiente. Questo è un problema che moltissimi hanno già visto, e che è un problema della concorrenza. Bisogna mettere in qualche modo un vigile qui, e non uso la parola a caso, che in qualche modo accodi le richieste che possono essere asincrone e le metta una presso all'altro. Purtroppo ti devi avviare alle conclusioni. Sì, non ho finito, se va avanti. Ok, questa diciamo è la ricerca, ma non era tanto la ricerca che vi volevo far vedere, quanto questa colonna in cui ci sono i risultati della ricerca. Se osservate questo tipo di sistema, che è quella che si chiama formula di struttura di un composto chimico, la formula di struttura fondamentalmente, tu dimmi appena manca un minuto, me lo dice. Ok, appena manca un minuto. La formula di struttura di un composto chimico è una formula che ci dice non solo che tipo di atomi ci sono nella molecola e quanti sono, due ossigeni, ma anche come sono collegati tra di loro. Manca un minuto. Ok. Diciamo che si può ricercare per non lo dico neanche. Neanche questo, niente, non ve lo meritate. Però voglio dire una cosa: il programma è scritto in Lisp. Lisp è un bellissimo linguaggio ed è interessantissimo, perché Lisp è l'unico linguaggio che io conosco, ovviamente, in cui il codice sorgente è un grafo anch'esso. Il programma è disponibile a questo indirizzo, è un programma libero e gratuito che l'Università degli Studi di Palermo ha sviluppato per una sua esigenza interna, e poi ha concesso con licenza libera. Quindi chiunque ben voluto, se vuole usarlo, o perché no addirittura partecipare al suo sviluppo, al debugging. Grazie di tutto.